Buongiorno Brighelli, L, Olli. Oggi la famiglia Brighella va a Canizei, quindi giorno di riposo. Andiamo a passeggiare in giro per la città, negozi, andiamo in macchina perché domani Manuel ha preparato un itinerario abbastanza impegnativo. Domani andremo al Violet, al Rifugio Principe e dove ci porta il cuore, insomma. Alessandro sta già facendo casino stamattina, è vero? Eh? Ale, hai finito con quel telefono lì? Eh? Qua abbiamo l'autista di verde vestito. Indira? Luda? È il gatto! È il gatto! Eccolo! Come vedete è sempre con noi. Ci vediamo quando arriviamo. Ella, aiuta! Chi c'è ella? La mia patacca! Nanna! Cosa fa quel testone lì appoggiato lì? Cosa fa Duda, amore? È mezzogiorno, abbiamo trovato parcheggio e adesso vi faccio vedere dove. No, mi sa che non si vede. L'unico posto dove abbiamo trovato parcheggio è il cimitero. Bene. Però la vista. Guardate. Che spettacolo. Il nano dorme, adesso dobbiamo svegliarlo. Aiuto, piove per le viette di Canizei. Siamo alla ricerca di un posto dove andare a mangiare. Mamma Brighelli, che freddo! Quanti gradi sono? 14 gradi, però è freschino. Niente, il giro a Canizei è finito, abbiamo preso acqua e acqua e acqua. Adesso andiamo giù a fare un giretto alla sportiva e in un altro negozio a vedere se troviamo un kiwi. Un kiwi. Nano, di alle Brighelli quanto casino hai fatto. Quanto casino hai fatto? Tanto ne hai fatto. Sì, lascia stare le ruote, ti ha detto papà. Ciao, rieccoci in hotel, vi volevo far vedere le pedole che mi sono presa per andare a camminare domani. Infatti le ho già messe su per dargli un attimo di forma, a prendere anch'io un attimino di mestichezza, perché domani, come vi dicevo stamattina, dobbiamo andare a camminare. Adesso ve le faccio vedere, siamo andati allo spazio della sportiva. Magari ve le faccio vedere così, al sole. Eccoli qua, sono in pelle. Fighe. Sì, non sono da andare a fare la figa in centro. Sono per andare a camminare. Con il calzino che arriva fino a qua, giusto all'altezza della mia bruciatura. Così domani posso bruciare questa parte qua e fare tutto un colore. E dopo abbiamo preso anche un kawaii. Ok, vado giù a bere un caffè. Sono già usciti tutti, lì abbiamo l'Indira. L'abbiamo messa fuori un attimino finché andiamo giù. È arrabbiata. Ho dovuto comprarle la museruola, perché domani dobbiamo andare appunto in funivia. Seggiovia, funivia. E non le lasciano salire se non ha la museruola, quindi sarà una tragedia. A parte che mi diceva il signore lì del negozio che è obbligatorio su tutto il territorio nazionale averla almeno dietro, cosa che io non sapevo, per fortuna. E vabbè ragazzi, ci vediamo dopo. Volevo solo dirvi che Manuel è stato stracciato di brutto
giocando a briscola, stracciatissimo, 5 a 2. Hai te vincevi a 61-63. Ma io ho vinto! L'ultima l'hai persa, che ero quasi quasi 90. Ho vinto io 5 partite a 2, non importa di quanto, ho vinto! Ho vinto! Ehi, vai! Ale, Ale! Fabi, torna qua, guardami! Mamma! Yeah. Mamma! Nonno! Mamma, papà! Mamma, papà, nonno! Duda! Stai facendo rumore! Duda, chiama anche a Duda! 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 Basta! È Duda! Vieni, Ale, oggi è ragazze, se passate di qua dovete assolutamente venire a mangiare qua. Si mangia da Dio. Mangiare cosa? Primi. Qua fanno solo primi. Il risotto. E dovete mangiare il risotto al taroldego. Spettacolare. Vi ho postato anche la foto su Facebook, su Instagram. Spettacolo. Cosinista, sei una piccola peste. No, fare il santo adesso, no, fare il santo, che è un'ora che salti sopra il letto, basta, dormi. Dove vai? Dove vai? Dove vai? In letto. In letto? Ma devi andare nel tuo letto. Ah. Eh? Hai visto questo video prima? Guarda se si mette in mezzo. No. Guardalo. Sì, amore, dopo lo guardo un attimo. Testone, mi sta facendo vedere la strada che dobbiamo fare domani. Ale? Ale? Quando è che vai a fare le nanne? Quando? Le nanne. Come mai? Ma devi fare le nanne nel tuo letto. Nel letto. Nel letto. Hai fatto cuca adesso, vero? Hai fatto cuca? Letto. Nel letto, guarda, sti piedoni puzzoni, sti piedoni puzzoni, basta far casino, naso, naso. Chi è che ha mangiato tanto risotto stasera? Me. Chi è che ha mangiato risotto? Me. Senti qua che panciotto, cicciotto, pieno di riso che c'è. Basta far casino, buonanotte. Tempo,